Oggi è in luna giusta. Dagli un colpo alla pedivella! No! Dagli un colpetto alla pedana! L'ho fatto apposta per non incastrarsi, ma stamattina si incastra. Quando è, gli dai un colpetto e salta giù. Vai, prova. Voilà. Oh, cazzarola, si vede che non conosce il padrone, cazzo. È una gran modifica, allora. Ma... boh, gli piegherò la pedivella, dai. Ho già capito. Mi fa paura. Mi fa molta paura. Questa qua era più bastarda. Chiaro. Due piedi li ho messi. È chiaro. Adesso la sua moto. È rimasto solo un pelino indietro. Che cancello! È un po' più legnosa. No, te la da dopo. Devi solo recuperare un pelino prima rispetto alla tua. Sì, come spostare 10 cm davanti e fuori l'ernia bilaterale. Tu non pensare, pensa di aprire e andare, basta. Non spostare niente. Quando ti trovi male apri. Ma perché la frizione ti scatta così? È sempre stata così. Sì. E non l'ho mai toccata. Ho provato anche a cambiare l'olio, ho detto magari è invece un cacchio, proprio così di tuo. Cioè, arrivi a un certo punto fino a niente, mezzo millimetro, tu qui stacca. Oh, instancabile stamattina. Cerco di aura. Lui è venuto a allenarsi anche venerdì, è venuto ad allenarsi. Mi ha chiamato, io però. Non era a casa a fare un cazzo, in giro con il babbo a fare la spesa, il bambino. Questo lavora quando si ricorda, lavora più in moto adesso. Vedi quanto è stanco. Lui ha solo la cosa che aspetta sempre troppo, all'ultimo momento. Ah, continua. Deve. Aspetti solo quello. Vuole comprare una moto seria questa, eh? Una moto seria vuole comprare. Ma può prese le piume o? Eh sì, se non è più seria, basta. Anche no, ma che moto. Comunque la guida di bestia, E poi? La rifà 5 volte ma la guida. Oh, mica un Benelli questo. Quello. Allenati. C'è il pro e il contro, eh. Ascolta. Vedi, fa troppo caldo. Se ti spegne così la trovi giocato snago. Ti stanchi. Se vai a casa dormi. Questa è una moto per uomini veri. Hai capito. Per mezze seghe. Hai capito? Ti stanchi, Non è una moto che è. Stanca di bestia. Non è una moto da giocare. Io quando prendo quella lì. Se vuoi una moto veloce devi usare la sua. Se usi la sua è velocissima. Capi? È talmente abituata che cazzo non si ferma mai, cazzo. Io quando prendo questa. Questa. Ma la tiri in piazza tre volte. Prova la sua. Sì, può provare la tua moto? Eh? Può provarla? No. Lui. Magari con la tacca. Ehi, brava. No, col manubrio piegato un pelino. È contagioso. Prova. In vendita. Guarda che se la provi non la molli più poi. Basta, la lascia andare subito. Sì, la lascia andare. Sergio, è qua. No, grazie. Non si fida. Urca bestia. Non si fida. No, io no, grazie. Non ce la fare. Non sono più capace io. Ma tiene perché non c'è il cavalletto, bastardo. Ah no, ce l'ha il cavalletto, cazzo. Ho provato la repro. Minchia, se è bollente, che cazzo gli hai fatto? Mamma mia. Invece qua appena apri che ti sporti fa così. Me la ricordavo peggio, l'ultima volta che l'ho provata la tua, sì, non riuscivo ad andare su neanche la... perché non l'ho più lavata, è per quello che è a posto. Non sono più capace, cazzo. Cazzo, ci vai.
Ma il freno tirarlo fuori un pezzettino no, eh? Porca miseria. Chi è che ce l'ha il freno? Oh, non vuol più accendersi, mi scaccia. Se la mettessi un pochino più a posto va anche bene, il minimo magari se glielo alzi un po'. Il peso, cazzo, certo, non trovo il freno dietro, cazzo. Tutto in prima, eh? Solo che devi alzargli il minimo e tirare in fuori questo, Figaro. Cioè le prime due curve ho fatto Figaro, è dentro, eh? Tiralo in fuori un pezzettino. Così poi si rompe. Però ho capito, però lì non ci arrivi, però. È giusto, non è giusto. Sì, giusto le balle. Non lo trovi, vedi che è fuori. Se tu metti il diritto è fuori. Se tu lo metti dritto lo prendi. No. Così è pericoloso, allora, lasciala stare la mia.